Piccini dell'azienda Iambatte, storica azienda e locale di Savognano, anzi un locale che vanta oltre 200 anni di storia. Quindi questo fa risalire la sua famiglia alle origini delle tradizioni del comune di Pogoletto, quindi saremmo curiosi di sapere qualcosa di più sulla tua famiglia e sull'attività della famiglia. Ok, allora diciamo il primo Giambatte è nato nel 1804, sarebbe stato Sertoni il fondatore di questa attività. All'inizio si faceva, diciamo, gli anziani, i fondatori, poche robe da mangiare perché un uovo, un po' di vino, perché si dava da mangiare a quelli che passavano con le bestie che andavano a Cividale a portare le cose. Poi, con andare degli anni, la mamma del mio papà nel 45 siamo stati iscritti alla Camera di Commercio di Udine per poter fare da mangiare, e da lì, diciamo, abbiamo sviluppato sempre più con mia madre e dopo successivamente con me, e adesso si va avanti piano piano con tutte le problematiche del caso. In più produciamo vini nostri, il Gamè, che è il nostro ormai fiore all'occhiello, insieme al Verduzzo Passito, e poi vari Merlot, Cabernet, il Refosco, il Franconia e il Tokaj. Qualitativamente. Il Gamè è un vino un po' dimenticato. È un po' dimenticato perché ufficialmente ce l'ho solo io in etichetta, me l'hanno detto la Camera di Commercio. E adesso insomma lo torniamo a valorizzare, sono tutti vini importati perché diciamo esistono quasi 33 tipi di Gamè, che sono stati portati dalla Francia, loro lo usano per fare più che altro il busolino, noi lo facciamo in un'altra macerazione 10 giorni e poi via avanti. Così. L'azienda di vino lavori solo tu? Ci sono altri della tua famiglia? Beh, io e mio padre, e adesso mio figlio che sta cominciando, che ha 16 anni, che quindi sta facendo la generazione già pronta, sta facendo agrari a Pozzolo, terzo anno, insomma, gli insegniamo bene. E quindi verrà su bene. E quindi verrà su bene, si spera. Bene, quindi da quelli di Savognano ringraziamo Luca che grazie ci ha presentato l'azienda Iambatte. Bene, grazie.